La quinta stagione di Dolomiti Contemporanee si intitola Terraformazione. Terraformare significa ricondizionare l'atmosfera di un pianeta in modo tale da ottenere condizioni atte alla sopravvivenza e alla vita dell'uomo. Fin dall'inizio Dolomiti Contemporanee si occupa di terraformazione culturale, operando alla rigenerazione di grandi siti che hanno avuto un ruolo rilevante nella vita economica e sociale dei propri territori e poi sono entrati in fase di latenza. Si tratta di riattivarli. I due principali cantieri di quest'anno sono l'ex villaggio Eni di Corte di Cadore, sul quale attiva la piattaforma di Progetto Borca, e il nuovo spazio di Casso, nell'area del Vajont. In questi siti si lavora con i programmi e i progetti artistici, curatoriali e culturali, e attraverso le residenze che ospitano decine di artisti e uomini provenienti dai vasti spazi della cultura. C'è poi una serie di siti esterni, cioè non propri di Dolomiti Contemporanee, ma sui quali si attivano altri cantieri significativi. Tra questi ricordiamo l'ex cartiera di Vas, nel Bellunese, e il paese di Forni di Sopra, nelle Dolomiti Friulane, dove si replica la seconda edizione del format di Paesaggi Contemporanee, inaugurato nel 2014 con Marc Augé. I siti principali di DC diventano cantieri artistici e culturali, laboratori d'arti visive in ambiente. Essi sono singolarità costruite nel paesaggio, ad uso di grandi imprese ormai passate. Fabbriche come astronavi, quindi, o stazioni spaziali, in qualche misura aliene al territorio, emergenti, speciali e spettacolari. Aliene nel senso di diverse, non scontate, aliene alla norma, aliene a ciò che non è nuovo. L'esplorazione dello spazio non è altro che l'attitudine culturale, in senso lato. L'architetto, l'artista, lo scultore come il critico, il rocciatore come l'astronauta sono esploratori di spazi. Ponendo domande e cercando risposte, essi guadagnano nuove forme alla vita e alla cultura. E la rigenerazione stessa è un'esplorazione, dato che si basa sul ripensamento del significato e della funzione degli spazi perduti o sommersi, a cui si applica. L'arte e la cultura sono aliene alla visione acritica, statica delle cose, e solo a queste. E la fantascienza culturale è la dichiarazione provocatoria che l'esplorazione e la ricerca sono o dovrebbero essere la normalità e la naturalità dell'uomo, che sa aver cura del proprio mondo, dei propri spazi.